Chiedo ai cittadini casertani di custodire nelle proprie abitazioni i rifiuti differenziati fino al termine dello stato di crisi che terminerà tra qualche giorno. E questo l'appello del sindaco Pio Delgaudio, intervenuto ieri a sorpresa nel corso della puntata di un post-it per la trasmissione realizzata da Campania Centro e Teleprima. Una raccolta rifiuti a singhiozzo, quella di questi giorni nel capoluogo. Il disagio è evidente: rifiuti per strada, ammassati un po' dovunque, sacchetti fuori ogni palazzo, condominio, cassonetti stracolmi, non svuotati. Al centro della mancata raccolta lo stato di agitazione dei lavoratori di Casertambiente che ancora una volta chiedono il pagamento delle spettanze arretrate. Una situazione variegata, così l'ha definita Delgaudio, che ha poi spiegato il frutto dell'incontro di ieri con i lavoratori, poi con i vertici della società consortile. Il dato qual è? I lavoratori credo che abbiano recepito se non altro la correttezza con la quale noi ci siamo presentati a loro. Chiaramente il fatto è che lo stipendio non lo prenderanno in questi giorni, come non hanno preso quello del mese scorso. Allora è chiaro che qualcheduno di loro inizierà un'attività di sciopero a singhiozzo, per cui la città nei prossimi giorni probabilmente sarà sporca. Noi quindi invitiamo i casertani, per quanto possibile, a evitare di, se possibile, di tenere i sacchetti in casa in modo tale da non aggravare una situazione che di fatto potrebbe diventare grave. È chiaro che l'ennesimo sacrificio che i casertani, che l'amministrazione chiede ai casertani, ma di fatto questo è il dato. Chiaramente le soluzioni le stiamo mettendo in campo tutte. E anche gli ultimi confronti che abbiamo fatto a Roma, al Ministero dell'Interno, con il Direttore Generale della Finanza Locale, il massimo esperto nazionale della finanza locale, ci hanno confortato nel senso che il percorso che abbiamo messo in campo di risanamento è un percorso chiaro, trasparente, ma soprattutto corretto e incisivo. Per chi non l'avesse vista, un post-it per andrà in onda in replica stasera alle 21:40 e domani alle 15:40.